Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tell Me Why, un gioco sviluppato dai ragazzi di Don't Not Entertainment. Ringrazio anche l'editore Xbox Game Studios per avermi fornito una copia del titolo. È un onore per me portare un video per loro. Questo video si dividerà in due parti. La prima che registrerò ora, dove ci troviamo a inizio gioco, dove proveremo un pochino le meccaniche. La seconda parte, come da accordi con l'editore, vi farò, vi darò le mie impressioni su quello che è il gioco, quelle che sono le sensazioni, quello che è l'esperienza di gioco. Ma per intanto facciamo una breve, giocata nel capitolo. È un gioco che, siamo al capitolo 1, insomma, e quello che c'è da dire che, come i precedenti Life is Strange, perché gli sviluppatori sono gli stessi, Life is Strange che ho divorato, sia l'1 che il Before the Storm, devo ancora approfondirmi bene il 2. Come allora, questo è uscito in 3 capitoli distanziati da tempo, quindi insomma c'è questa storia di questi due fratelli che vengono, si riuniscono dopo più di 10 anni e vanno a vedere la casa in cui sono legati molti ricordi, brutti, tanti brutti, e immagino anche tanti belli, e devono venderla. Quindi la stanno rivisitando dopo tanti anni e insomma c'è un po' di imbarazzo che c'era anche prima del loro incontro. Dopo 10 anni lui era stato, il ragazzo è stato in riformatorio per un motivo molto misterioso di inizio gioco. Ovviamente è una delle prime cose che si scoprono all'inizio del titolo, comunque lo vedremo poi magari in fase di commento finale. Per intanto vediamo, perché è sicuramente, lo vedete anche dalle scene, è realizzato come un film, un'inquadratura del genere. Il fatto che ci si soffermi così tanti dettagli, loro che entrano dal cancello, insomma, è una cosa che ho sempre apprezzato di questa serie. Il gioco è doppiato in inglese e sottotitolato completamente in italiano, ovviamente. L'unica cosa che ho notato adesso è che i sottotitoli spesso, soprattutto sulle fasi lunghe, sono piuttosto veloci, quindi bisogna essere veloci e non distrarsi. Ci troviamo in Alaska come ambientazione. Tipo adesso non sono riuscito a leggere lo sottotitolo perché è troppo veloce. Ovviamente vi ricordo, se non volete spoiler su questo gameplay, essendo un gioco a scelte multiple, si può agire in modo diverso, però bene o male la storia è quella. Vi dico di andare, diciamo, a vedervi direttamente la conclusione del video, dove vi darò le mie impressioni finali senza spoiler pure quelle. Vi racconterò un pochino la vicenda, l'inizio della vicenda, insomma le sensazioni che questo gioco dà. Cosa che posso dirvi subito è che mi metto a esplorare, perché a parte gli obiettivi ci sono tante cose che comunque esplorando si vanno a scoprire. Non sono funzionali magari a livello di storia, ma a livello di comprensione della trama, piuttosto che farci un'idea personale sui personaggi, sul loro passato, ed è una serie che comunque porta sempre a empatizzare con i vari personaggi, con primari o meno. Sta chiave l'aveva presa. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock? Beh, calcolando che sta su così, potrei anche pensare di dargli un calcio, a casa, non è che. Yeah. We find another way in. Ok, dobbiamo trovare un altro modo per entrare. A locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. Ok. At least one of them's gotta work. Crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say,
Quello che sta, di cui sta parlando lei è una cosa che comunque ha già detto prima, ma che non vi dico. Dei goblin, insomma, è un piccolo ricordo che hanno loro. E... ok. Vediamo intanto che ci sono anche tutte queste rane. We should hide them so they don't frighten away potential buyers. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? She always knew when we were lying. Waste not. Vediamo se c'è un'entrata secondaria. Io vi dico la verità, mi emoziona un po' entrare in casa perché comunque ne hanno parlato, hanno creato una bella aspettativa in me su questa casa, dato che il gioco inizia proprio qui. E ce ne parla poi. Vedete, io adesso non sono andato ad aprire, ci sta provando lei. No, eh. Vabbè, continuo a esplorare. Quindi vi dicevo, sono curioso di vedere com'è l'interno della casa. Vediamo un attimo. Apriamo la finestra. Serramenti da rifare, It's okay. We'll find another way in. Sfondando un vetro. No, c'è una pala. Il gioco di per sé non ha una vera e propria difficoltà, se non quella di avere la pazienza di esplorare, di affrontare i vari dialoghi. Maiuscolo sinistro, vedete che è uscito. Possiamo andare a rispondere. I remember she made it a game at least. E possiamo approcciarci alle varie conversazioni, alle varie discussioni in modo diverso, in modo più un pochino più accondiscendente piuttosto che polemico. Giocavamo spesso sotto la casa quando eravamo piccoli, Tesoro dei goblin sotto. Okay. C'era una botola. Hope I can still fit. I'm a little taller than I was at 11. Sì. Vediamo un po' se si può entrare da qualche parte qua sotto casa. Eccolo lì. Si vede qualcosa lì sotto. Remember how mad she'd get if we questo, didn't use the intanto compost. Ho ricliccato per sbaglio. Always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. Ok, come si entra da qui? Niente? No, qua non c'è nulla. Vediamo se si può interagire qua. No, continuiamo a esplorare, magari eccolo lì. Si entra da qua. You need a hand with that? No, it should be fine. Okay. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something. Quanto non mi piacciono queste case costruite su, diciamo, senza delle fondamenta vere e proprie. Ci serve un cacciavite. Capanno degli attrezzi. Oh, giù lì c'è qualcosa. Ma vediamo se c'è qualcosa qua che possiamo prendere. Possiamo entrare qui nel capanno. No. Niente. Comunque il gioco ci dà dei suggerimenti su come andare avanti. Quindi la difficoltà non è su quel lato lì. Almeno mi baso. Poi ripeto, ci saranno le impressioni a fine video. Però seguendo gli altri, Life is Strange, diciamo che è più o meno uguale. Poi, no, davvero, you're right. No, non si può andare di qua. Niente, cercheremo il cacciavite. Cercando di recuperarlo in tempi brevi. E poi vediamo di entrare. It's locked, all right. Should be something in here that'll work. Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait, I'm feeling something strange. Attenzione, perché qua, come ogni gioco dei Dontnod, ci sono delle cose particolari, ma se vogliamo anche sovrannaturali, dove c'è la possibilità appunto di ricordare, in questo caso. Ma stiamo vedendo noi da piccoli.
This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Ma quello siamo noi? Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did. But e qua si rendono conto di avere un potere, lui di avere un potere. I think so. And that's e quindi ci sarà questa complicità tra fratelli con questo potere. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty sì, eerie. È inquietante. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. Vi chiedo scusa per i silenzi, ma la storia, i dialoghi, presta, hanno bisogno di prestare molta attenzione. Sento qualcosa di nuovo. Vediamo. Me too. Stieni premuto per concentrarti sul tuo legame. Ricorda, possiamo vedere altre cose. Vediamo. See the silent frog. Coming, I'm coming. What? Stop sulking. I told you already. Vediamo I'm dove sorry. Stanno andando, seguiamoli. No, okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Guess we know where to search now. Immagino che ora sappiamo dove cercare. Dobbiamo solo ricordarci qual è la nostra rana silente. Vediamo. Non c'è modo di... No. Vabbè, guardiamo. No, not this one. Non è quella, immagino non sia la centrale, ma immagino sia l'ultima. Nothing here. No. Era la centrale. Damn, where is the key? Seriously? Eccola lì. Come on. Okay, dai, andiamo. Nice job keeping the secret, buddy. Io di questo gioco, in tutta onestà, voglio farvi vedere il meno possibile, perché appunto, essendo una storia, comunque, ok, uno svolgimento, magari scelte multiple, però non ve lo voglio bruciare, perché poi darò le mie conclusioni, ma questi sono titoli che vanno giocati, vanno assolutissimamente giocati. Got it. Se siete come me magari dei lettori accaniti di libri, insomma, vi volete godere delle storie belle, questo è un titolo che... È un gioco che si presta molto, se vi piacciono queste cose. Beh, abbiamo preso una cosa, insomma, abbiamo preso delle cose. Prendo col cacciavite, andiamo adesso ad aprire l'asse qui ed entriamo in casa, immagino. Vi dico solo una cosa, da quello che ho scoperto, potete vedere una certa incongruenza tra loro due da grandi e loro due da piccoli, se ve ne siete sicuramente accorti. Sappiate che, qua non spoilerò nulla, ci sono tematiche anche piuttosto delicate e adulte nella storia. Dico solo questo, ecco, giusto per non spoilerare. Non lo sapevo nemmeno io, poi l'ho scoperto, insomma è... Tyler? It's not funny. Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. Okay. All right. I'm going in for real this time. Okay. Vai. See you at the ci vediamo al porta d'ingresso tra qualche minuto. Okay. Andiamo. Abbassati. Aia. Are you okay? What happened? No, è successo niente. Soprattutto la testa come un idiota. Wait. Where are you? Cioè, è proprio affidabilissima una casa sopra una superficie del genere. Sono tutte così. Voice. It's back. Oh shit.
dragons, straight ahead. Need to go left. Eccoli lì, goblin. Ci sono oggetti, ci sono anche dei collezionabili da prendere. Nulla di importante a livello di storia, se non per un completamento, insomma, della percentuale di gioco. Adesso il mio senso dell'orientamento è veramente scandaloso, ma credo che qua stiamo andando bene. Di nuovo a sinistra dopo i goblin. Qua c'è. Wow, can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Come ho detto, a me queste cose creano assoluta empatia con i personaggi. Vediamo. Ah, qua c'è il tesoro. Nope. It was on the right. My bad. Infatti era sulla destra, sulla sinistra dei goblin non c'era niente. Lì c'è quello che si vedeva sotto dall'angolino là. Oltre al tesoro, avanti tutta. Attento al cacciatore cattivo. Va bene, va bene. Cerco di interagire il meno possibile con le varie cose, perché perché non voglio spoilerare nulla, ripeto. Dov'è la botola però? Scusate. Vediamo un po'. Di qua cosa c'era? Niente, c'è il servizietto da te. C'è un fusaglie. We could make treasure out of anything. Un aquilone. I think its wings have been clipped though. Ok, andiamo avanti, va. Allora. Guarda, il cacciatore matto. Why am I still afraid to say his name? Ma fa ancora paura. She made all the creepy characters. No, qua, eccolo qui. Eccola qui la botola, gli sono passato sopra senza. Eh sì, si entra da. Non è l'ingresso che avrei voluto fare nella casa, però. Che poi in automatico tante scene di questi giochi, Life is Strange, così, ricordano comunque elementi anche della mia infanzia, ma io, a differenza di tutti i titoli dei Dontnod, non ho mai avuto superpoteri, purtroppo. Sembra essere una casa proprio abbandonata così come era stata lasciata. Quindi, diciamo, ricapitolando un pochino, l'inizio i due fratelli rimangono separati, lui combina qualcosa. Non vi dico nulla, lo dicono all'inizio gioco e lo vedremo anche nella conclusione finale. Però non vi dico nulla adesso. Si ritrovano dopo tanti anni e tornano nella loro casa di infanzia, dopo più di 10 anni, per visitarla e poi venderla. E liberarsi di una parte magari anche non troppo bella del loro passato. Are you okay? Olive, good to hear your voice again. Yeah. Same here. So, coming in or what? Just working up to it. Hanno dei. La grafica è bellina, devo dire. Ma quello che danno questi giochi più che l'impatto grafico, che in questo caso comunque è buono, ottimo, è l'impatto emozionale, che veramente io non ce la faccio, sono. Mi hanno sempre dato tanto questi giochi, devo dire. How do we get started? We figure out what to keep. Cerchiamo di decidere cosa tenere, cosa gettare. See what else this house might. Vediamo quali altre sorprese ci riserva questa casa. Allora, è un gioco. Se avete già giocato i Life is Strange, dove userete comunque dei poteri, è un gioco narrativo, è un gioco di esplorazione, è un gioco in cui comunque ci sono dei bei colpi di scena nella trama. Quindi, da questo punto di vista, il gioco è così, cioè non è un action, non è un gioco di ruolo, non è un survival, è un'avventura. Questo è quanto. Poi, tireremo le somme più avanti, e quindi mi riservo di prendermi del tempo per giocarlo e poi trarvi le mie conclusioni che troverete adesso nel video. Thank you.
Beh, che dire di Tell Me Why? Il gioco segue le orme dei precedenti titoli di Life is Strange 1, 2 e Before the Storm. Non è un gioco per tutti, nel senso che se amate giochi a quest o avventure con mille milioni di scelte multiple, questo non è il gioco che fa per voi. Tell Me Why è un gioco che empatizza molto col giocatore, secondo il mio parere, e dà delle emozioni. Le musiche in primis ti toccano dentro, almeno a me è successo così con Life is Strange. Ricordano anche in alcuni aspetti, magari alcune fasi della nostra vita già vissuta, trattano delle tematiche commoventi, lasciano la lacrimuccia al termine di alcuni capitoli. E così erano in Life is Strange, così è Tell Me Why. È un gioco che tratta meccaniche classiche, dove si esplora, dove si va a conoscere i vari personaggi che hanno anche un certo spessore. Una cosa importante: non andate a vedere delle recensioni, perché dare un numero ad un'esperienza del genere non è il massimo, perché è una storia come leggere un libro, ognuno la vive a modo suo, quindi possiamo analizzare il lato tecnico, nulla di diverso da Life is Strange, quello devo dirvelo. Diciamo che come un libro la storia può piacervi o meno alla fine, potete criticare il fatto che vengano approfondite delle cose o meno, però l'esperienza è senz'altro eccezionale dal mio punto di vista. Emozionano le musiche, emozionano le scene, si tratta la tematica transgender in questa vicenda, in questo gioco, trattata tra l'altro anche molto bene, perché si empatizza, comunque fa riflettere su tante cose. La storia è diciamo abbastanza complessa all'inizio da capire, il gioco ci spinge a conoscere i due fratelli, ci spinge a fare ad apprezzare le location che potete vedere in questo momento, estremo nord, freddo, ci spinge anche a conoscere dei personaggi che incontriamo così sul luogo, e ne apprendiamo la storia, la confrontiamo magari con la nostra, cerchiamo di capire se potranno esserci utili in futuro. Ci sono tante cose da leggere all'interno del gioco, come anche i Life is Strange. A che cosa servono? Ad apprendere di più sui personaggi, sul loro passato soprattutto, e provare appunto simpatia o detestare qualcuno in base alle cose che sono successe. Ovvio, per tanti sarà una perdita di tempo andare a leggere dei documenti, dei libri, ma in realtà qua non funziona così, perché ogni cosa è importante, ogni minuto perso ad apprendere ci fa immergere di più in questo racconto. E sì, il gioco è un racconto dal mio punto di vista, e quindi se amate i giochi narrativi con alcune scelte, non a livello di Detroit Become Human, ma con scelte comunque importanti da fare, anche veloci da prendere, questo è il gioco che fa per voi. Grazie a tutti ragazzi e alla prossima. Ciao ciao.